Cari fratelli e sorelle, carissima tutta la vostra famiglia e anche quelli che sono collegati adesso, vostra figlia, suo marito e piccolo Carlo, veramente tutto nel cammino di Maria è sempre un segno forte, perché lei vi sta portando un annuncio, bellissimo annuncio. Cristo è con voi, Cristo è a fianco di voi. Gesù che voi l'avete scelto, che lo state scegliendo giorno per giorno, e tutta quella vostra vita, la missione così chiamata, perché sappiamo bene da quanto tempo, Manuela, tu, quando voi avete la casa di preghiera di Saint-Gerbert, e quanti luoghi l'hai portato la reliquia di Saint-Gerbert, quella reliquia che è segno forte della sua presenza. Ma poi in quanti luoghi l'avete lodato Gesù cantando insieme il canto Claudio, famosi canti anche in lingua spagnola, quelli che mi suonano sempre proprio, ma soprattutto quando tu, Claudio, l'hai fatto quel canto davanti alla Madonna Nera a Częstochowa, nel mio 25esimo del mio sacerdozio. E oggi lei viene qui, Maria, per dirvi grazie, ma proprio da vostra casa questa immagine della Madonna Assunta di buon inizio aveva quasi la partenza, vi ricordate? Quel giorno nella vostra casa vecchia è arrivata lì. E poi quel momento mi ricordo oggi, quando qualcuno disse: l'ho sentito profumo di rose, di fiori, venivano la gente a casa vostra per dire: qui non è solo un quadro, qui c'è lei presente in questa immagine miracolosa che è girato tutta, possiamo dire, nel pellegrinaggio tutta Italia. Non so se c'è qualche regione che non è stata portata questa immagine in Italia, da anche punti alti, anche pericolosi, iniziando da Sicilia, anche vulcano di Etna. Ben 3 volte su Etna ho celebrato la messa con questa immagine, che sul piano vetore quasi 2000 metri portavamo in processione la Madonna di buon inizio assunta in cielo, e chiedevamo che difende l'Italia. E da tempo nelle diverse famiglie, ospedali, ma oggi qui nella vostra casa, che guardate come il Signore vi sta guidando, tu Claudio e Manuela, avendo 3 figlie, tre figlie che l'avete cresciuto con forte fede, con forte fede. Io appena sono entrato a vostra casa, vedendo come la vostra accoglienza di Maria, lo auguro tutte le famiglie di avere così famiglie, in ginocchio. Sapete, mi vengono le lacrime vedendo lo fatto sguardo a te, Claudio, quando tu hai guardato tua figlia, che oggi con pancione così, che fra poco deve arrivare il suo figlio, lei in ginocchio davanti Maria. Ecco segno, cari fratelli e sorelle, in ginocchio, se davanti Maria, in ginocchio davanti Gesù. Così è accoglienza, così la famiglia può andare solo avanti. Preghiamo, cari fratelli e sorelle, e ringraziamo, sarete salvati. Senza Dio non c'è la salvezza, senza Cristo. E questo cammino è anche un ritiro spirituale per me stesso, perché io più vado avanti dove Maria mi sta portando, dici: voglio andare di là, di qua, incontrare quelli, io vedo
quanto sono piccolo, neanche nessun modo potevo progettare di questo cammino, ma lei sta segnalando e sta facendo segni forti, forti, cari fratelli e sorelle. Forse stasera dirò anche di un miracolo, forte miracolo di ieri, prima che sono andato via dopo la messa, ma proprio miracolo di Cristo, di Maria, di Cristo, quando fece nella stanza, quando cambia la persona, quando cambia il cuore. Sciolietevi, abbandonatevi totalmente a Cristo e Maria. E oggi guardiamo i genitori della nostra Madre Santissima, i genitori, quando Maria era piccola, cosa potevano sapere? Niente. Quando lei stava crescendo in quella bella casa di amore, perché era la preghiera, perché Dio ha scelto quella casa di Nazareth e mandò Gabriele, Arcangelo. Ecco Maria, Dio ti ha scelto, la tua bellezza, la bellezza del tuo cuore, della tua anima. E oggi Signore vuole dire, se siete scelti tutti da Lui, perché avete questa bellezza nel cuore, solo che la dovete scoprire, solo che la dovete di nuovo recuperare, perché questo mondo vi ha spezzato, questo mondo vi ha tirato via tante belle cose, tutto quello che avevate quando siete stati piccoli, giovani. Ritornate in quella giovinezza, ritornate in quella bellezza. E Maria chiede questo. Difendete anche quello che è santo, sacro. Non permettete neanche per un minimo che qualcuno spezza delle cose o diminuisce o disprezza di quelle che sono state fatte non solo da noi e dai nostri antenati, dai nostri genitori, per onorare Maria e Gesù con quella cosa semplice come l'avete fatto, ma d'altra parte più bella possibile, quando vedo qui fiori bianchi, questi bianchi, tutto per Maria e San Gioacchino, ma per Anna, o Madre nostra, grazie che sei qui. Prendici a questa famiglia sotto la tua protezione, sotto la tua materna protezione, e li difendi da ogni male. Amen.